Siamo in collegamento con Franco Picarone, consigliere regionale, per un aggiornamento sulle attività e sui servizi dell'ospedale di Agropoli, soprattutto in virtù di alcuni disservizi denunciati da alcuni utenti. E quindi dopo l'inaugurazione, diciamo così, la presenza del governatore De Luca di circa una settimana fa, ritorniamo a parlarne e lo facciamo con il nostro referente. Franco, allora, ci sono degli aggiornamenti in merito? Allora, io penso che ci dobbiamo chiarire su una cosa, sull'ambito dei servizi che sono attribuiti all'ospedale di Agropoli, che sono quelli che hanno dato via vita all'inaugurazione. I servizi sono radiologia H24, laboratorio H24, pronto soccorso, pronto di primo soccorso, anestesia e rianimazione per 6 posti letto, medicina generale, servizio di cardiologia e chirurgia quick surgery. Ora, questi sono i servizi che sono stati attivati. È stato reclutato tutto il personale relativo, i radiologi, infermieri, eccetera, eccetera. Quello che manca è un completamento di reclutamento di cardiologi. Per il resto non sono previsti altri servizi, questo bisogna precisarlo. Per quanto riguarda la reclamata rete di emergenza, devo dire che, diciamo, l'ospedale di Agropoli non è inserito nella rete di emergenza. L'ospedale di Agropoli ha 6 posti letto di terapia intensiva. Questo che significa? Significa che si può andare con mezzi propri per essere al pronto soccorso, dopodiché si viene stabilizzati e poi smistati. Questo è il quadro delle attribuzioni nuove che sono state fatte per l'ospedale di Agropoli per consentirne la riapertura. E questo è il quadro, quindi su questo bisogna chiarirsi. Per quello che riguarda la questione dell'ortopedia, non c'è mai stata una previsione relativa alla ortopedia. Poi ci sono gli altri servizi che già sappiamo, i disturbi alimentari, le altre cose che già sappiamo che già esistono all'ospedale di Agropoli. Però mi sembra, nel quadro di una situazione in cui l'ospedale di Agropoli era stato violentemente chiuso, non mi sembra che sia un qualcosa da nulla o da poco. Insomma, oggi abbiamo un presidio sul territorio importante che riprende un insieme di attività molto 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 importante. Teniamo conto che siamo ancora in fase di osservazione, sia pure siamo usciti dal commissariamento. Invece, per quanto riguarda alcuni medici attualmente che lavorano ancora in Alpi e quindi spreco di denaro pubblico, diciamo così, è l'opinione di alcuni cittadini che ci hanno contattato, che cosa ci puoi dire? Ma io dico che siamo in fase estiva, no? Abbiamo recuperato tutte le risorse che potevamo recuperare. Se per garantire dei servizi si deve mantenere un livello di Alpi, purtroppo finché non si recuperano tutte le risorse potrebbe essere, diciamo, opportuno. Io adesso non so lei a che cosa si riferisce specificamente. Probabilmente, per esempio, fino a che non si recuperano i cardiologi, per i servizi di cardiologia potrebbe essere previsto l'Alpi, oppure per altri servizi. Se magari mi fa sapere quali sono quelli specifici, vediamo di capire il perché. Io prima di parlare con lei ho avuto un confronto con il direttore generale, che mi ha detto che deve completare il reclutamento soltanto per quanto riguarda la cardiologia. Non so se per alcuni servizi hanno risolto attraverso l'Alpi, non glielo so dire, ma lo approfondirò. Anestesista rianimatore ci hanno, insomma, e quindi avranno qui qualche problema di risorse che recuperano in questa maniera, probabilmente. Quindi allo stato attuale possiamo fare il bilancio dei nuovi arrivi in termini di infermieri e medici ad Agropoli? Mi hanno riferito che hanno reclutato tutto quello che c'era da reclutare per quanto riguarda gli infermieri e radiologi. Questo mi hanno detto, è tutto completo.